L'obiettivo di Pavlov era di scoprire cosa potesse indurre la produzione di saliva. Quindi fece in modo che la saliva prodotta dal dotto salivare potesse uscire dalla bocca del cane ed essere raccolta in una provetta. In questo modo poteva misurare la quantità di saliva prodotta. Probabilmente egli pensava che la produzione di saliva potesse essere dovuta ad un riflesso nervoso fisso. Dopo aver raccolto diverse misure della saliva prodotta, concluse che in effetti il cane salivava automaticamente quando la lingua toccava il cibo. Chiamò questa risposta riflesso di salivazione. Ad un certo punto, però, iniziò ad avere problemi nelle sue misurazioni. Una volta che il cane acquisiva familiarità con la procedura sperimentale, iniziava a riempire la provetta di saliva prima che il cibo potesse toccare la lingua del cane. Il cane aveva imparato ad anticipare la presenza del cibo. Pavlov provò ad usare una nuova tecnica. Eresse una barriera in modo che il cane non vedesse cosa stava accadendo dietro di essa. Quindi introdusse uno stimolo completamente scollegato dal cibo, il ticchettio di un metronomo. All'inizio il cane produsse saliva solo alla comparsa del cibo. Tuttavia, dopo diverse prove, il cane imparò a mettere in relazione il ticchettio con l'arrivo del cibo. Ben presto, questo rumore fu sufficiente per far produrre saliva al cane. Alla fine, il cane produceva al ticchettio la stessa quantità di saliva prodotta alla presentazione del cibo. Chiamò questa nuova risposta il riflesso condizionato. Qualunque stimolo utilizzasse appaiato al cibo, il cane sembrava poter essere condizionato a produrre saliva. Pavlov credeva di aver scoperto come apprendono gli animali.